Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e giusto qualche settimana fa ho realizzato un video nel quale sono andato a parlare della nuova lineup di notebook proposta da MSI. Oggi non voglio presentarvi un notebook in particolare, ma voglio presentarvi una versione, anzi una linea, che può essere modificata a seconda delle proprie esigenze. Quindi permetterà di risparmiare, diciamo, per chi vuole risparmiare qualcosina, e invece di personalizzarla per chi vuole o necessita delle caratteristiche particolari dal proprio notebook. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa mentre registravo il video, quindi ve la dico adesso. È presente anche una versione per, diciamo, chi vuole spendere di meno. È la versione con l'i5 e la 1050, che ci permette addirittura di spendere meno di 1000 euro. Quindi, per chi vuole giocare, spendere poco, spoco tra virgolette, con un notebook, quella è la scelta perfetta. Vi lascio il link in descrizione anche di quello. Ciao ciao! Il modello in particolare di cui andrò a parlare oggi è il GE72, che avrà un prezzo di partenza FreeDOS SSD di 1799 euro. Un notebook dotato di uno schermo da 17,3 pollici, Full HD, 120 Hz. L'ideale per chi vuole giocare in modo competitivo e non rinunciare a nulla nonostante sia una macchina portatile. Parlando di processore e scheda video, come vi ho già detto, è dotato degli ultimi processori Intel Core i7. Infatti come processore vediamo montato un 7700HQ, mentre per quanto riguarda la scheda video troviamo una 1070. Come vi avevo già detto nei video precedenti, non esiste più la dicitura M per quanto riguarda i portatili, viene semplicemente modificata leggermente la frequenza per quanto riguarda il clock della scheda video. Per quanto riguarda le prestazioni invece è praticamente allo stesso livello, quindi ci permetterà di avere in mobilità le stesse prestazioni che possiamo avere con il nostro PC fisso. Se voi vogliate andare a inserire il vostro SSD NVMe, come può essere il 960 della Samsung, quello della Kingston o il marchio che preferite, potete tranquillamente farlo. Ovviamente sono già presenti delle configurazioni dotate sia di SSD che di sistema operativo. Nel caso volessimo upgradare la RAM in futuro, sarà possibile upgradarla. Nel caso volessimo utilizzare intanto il notebook, nonostante non sia la miglior scelta a mio parere utilizzare un notebook o un computer in generale da questa cifra senza SSD, in ogni caso si può fare e si può risparmiare qualcosa. Come vi avevo già detto nei video precedenti, sono rimasto contento da questa nuova linea di notebook MSI. So che in molti sono dei gamer accaniti e hanno anche la possibilità di spendere 2000-3000 euro per il proprio portatile. Molti però vorrebbero avere la possibilità di acquistare un notebook, diciamo, con qualcosa in meno. Può essere un SSD, può essere una quantità minore di RAM, può essere l'assenza del sistema operativo. Ipotizzando 256 GB di SSD, 16 GB di RAM e la licenza di Windows, si possono tranquillamente andare a rimuovere quei 200-300 euro che al prezzo finale fanno una bella differenza. Non voglio tediarvi tantissimo con le caratteristiche tecniche di questi notebook, visto che questo non è un vero e proprio video recensioni. Voglio darvi le mie opinioni per quanto è stato l'utilizzo di questo notebook, visto che ho avuto l'occasione di poterlo testare per qualche settimana. Iniziamo dalle dimensioni. 17 pollici a mio parere per un notebook da portare via sono leggermente eccessive, ma a mio parere chi va a acquistare un notebook del genere non è per utilizzarlo solo in casa, è per utilizzarlo anche in mobilità o magari non ha tantissimo spazio e vuole andare a sostituire il proprio PC fisso. Come dimensioni e peso non è eccessivo, tranquillamente si riesce a trasportare su un qualsiasi zaino o tracolla che permette il trasporto ovviamente di notebook da 17 pollici. L'unica nota dolente per quanto riguarda tutti i notebook da gaming o quasi riguarda l'alimentatore. A mio parere rimane sempre troppo grande, spero che nei prossimi anni si riuscirà ad effettuare degli alimentatori esterni per notebook o addirittura riuscire ad integrarli. Ok, possiamo avere anche il notebook più leggero, più sottile eccetera, però se poi dobbiamo portarci via un bel mattoncino per alimentarlo, diciamo che non è sempre la miglior cosa. Per quanto riguarda lo schermo, nonostante sia un pannello a 120 Hz, la qualità è veramente ottima, sia come angolo di visione che come riproduzione di colori. Quindi per chi volesse acquistare questo tipo di notebook per effettuare dell'editing, per effettuarci dei lavori di grafica, sicuramente non rimarrà insoddisfatto dallo schermo di questo notebook. L'ho provato in qualche gioco, ho provato qualche stress test e vi assicuro che le prestazioni della scheda video e del processore sono veramente ottime. Non ho avuto nessun tipo di problema per quanto riguarda thermal throttling della scheda video ed è rimasta in turbo tutto il tempo, fissa con una frequenza di 1911 MHz. Per quanto riguarda la RAM invece della scheda video intorno ai 4000, mentre per quanto riguarda le temperature
un sorprendente 75 gradi, senza che il notebook fosse un vero e proprio jet. Sono rimasto piacevolmente soddisfatto di questo notebook e io non sono un amante dell'utilizzo dei notebook come PC fissi, quindi lascio a voi la conclusione in base al vostro utilizzo. In ogni caso, in descrizione vi lascio tutti i vari link per poter acquistare o personalizzare il vostro futuro portatile. Se dovreste voler avere qualche informazione maggiore su questi notebook, arriveranno delle recensioni specifiche per dei modelli particolari, soprattutto anche magari in edizione limitata. Quindi vi ricordo di lasciare un'iscrizione al canale. Ovviamente trovate in descrizione anche tutti i vari link dei social. Nei prossimi giorni, anzi il 9, arriveranno finalmente i test benchmark della 1080 Ti, ma vi assicuro che è una bella bestia. Quindi, da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!